Possiamo iniziare. Buon ascolto a tutti e interventi molto desiderati. Ok, allora vi leggo uno stralcio di una situazione, ovviamente il nome inventato, ma la situazione reale, che può esemplificare un po' quello che può accadere, no? Marco, 10 anni, sempre bravissimo a scuola, a un certo punto appare distratto, fa fatica a stare attento, il rendimento cala, è scontroso con i compagni, risponde, si agita, nell'esecuzione di un disegno libero rappresenta due leoni che litigano, urlano e si feriscono. Chi sono questi leoni? Cosa urlano? Cosa si feriscono? Questo è quello che lui ci consegna. Che si fa? È chiaro che diventa molto difficile anche pesare, no? Perché non sono comunicazioni belle e chiare, sono tutte comunicazioni perché i bambini lo sanno che non si deve dire, né il maltrattamento, né men che meno l'abuso. Ma i bambini, anche i ragazzi, ma anche proprio anche i bambini imparano presto che non si deve raccontare, che è un segreto. E quindi come fanno? Come fanno a dire? Come fa il bisogno invece di essere ascoltati a uscire? Esce così, attraverso o un linguaggio analogico, come può essere un disegno, come può essere delle parole, o attraverso dei comportamenti molto, molto differenziati rispetto a un prima. È bravissimo a scuola, comincia a venire a scuola con le occhiaie. Comincia a essere molto distratto, sembra sempre preso dai suoi pensieri, può essere anche molto più isolato. Quando cominciano a essere anche un po' più ragazzini, magari smettono di lavarsi, se non si prendono cura. Ma è difficile dar voce a questi comportamenti. Però è così che accade. Benedetta, 12 anni, padre italiano e madre straniera, si reca con la madre a un incontro a scuola. Nella consultazione, nel colloquio, così l'insegnante nota alcuni lividi. La ragazzina coglie subito lo sguardo e risponde: "Sono caduta dalla bicicletta". Che facciamo? Perché diventa molto difficile essere sicuri che non è caduta dalla bicicletta. È molto difficile credere che è caduta dalla bicicletta dalla velocità con cui deve assolutamente coprire questa cosa. Ci stona, ci siete, ci sembra un po' fuori contesto. C'è una preoccupazione del ragazzino, del bambino, molto veloce nel dover coprire che non si pensi qualcos'altro. Ci siete. L'altra, Laura, 9 anni, a seguito di un percorso di educazione sull'affettività a scuola, riprende all'interno, questo era un sostegno pomeridiano del doposcuola come compiti, ma all'interno della scuola, era la scuola stessa che organizzava questa possibilità, con educatori che siano sia al mattino che al pomeriggio. Un pomeriggio seguito, vabbè, con un gioco che faceva spesso con l'educatrice, che era quello che cominciavano sempre con "Mi credi se ti dico?" e poi si raccontavano storie, no? "Mi credi se ti dico che oggi a scuola ho fatto? Mi credi se ti dico che?" Così. Perché questa era una ragazzina che diceva anche un sacco di quelle che noi definiremmo bugie, no? Oppure racconti un po' fantastici, quindi l'educatrice aveva pensato facciamo così per sdoganare anche questa valutazione così negativa nel dire una bugia, la facciamo diventare un gioco in cui ci alleniamo e quindi questo sdrammatizzava e permetteva poi invece di arrivare a parlare di cose molto concrete e reali. E Laura racconta a seguito, no, di questo incontro che hanno fatto al mattino sull'affettività: "Mi chiedi se ti dico che ho fatto sesso con Giovanni?" Lasciando l'educatrice nella confusione di capire se la bambina stesse inventando o se stesso utilizzando quel loro canale privilegiato per dire una cosa così difficile da dire. Ecco, l'ascolto ha a che fare con questi elementi. È un ascolto delicato, è un ascolto complesso, è un ascolto che è anche molto, visto che io abito in Emilia-Romagna, capite, c'è molta nebbia, è un ascolto che si dipana nella nebbia, nella foschia, non è mai un ascolto nella chiarezza.
Allora, bisogna stare molto attenti a non esagerare, a prendere per buono qualsiasi cosa così tout court, ma nello stesso tempo anche a non sminuire. All'interno della scuola, la scuola è un contesto. È chiaro che i bambini parlano con chi gli pare. Ci siete. Chi può ascoltare la voce di un bambino? La voce di un bambino la può ascoltare colui o colei che ha una relazione per il bambino significativa. Allora io vengo e ti deposito una frase, io vengo e ti consegno un disegno, io vengo e. Ma occorre che ci sia una relazione significativa. Se il bambino non sente che c'è questa relazione, è molto più facile che chiuda e assuma atteggiamenti oppositivi piuttosto che segnali di aggancio e di apertura per richieste di aiuto, ovviamente tutte da tradurre. Giuseppina, ti fermo un attimo su questa Sì, affermazione volentieri. così importante, no? Che invece in realtà non può essere data per scontata. Il bambino, la bambina, il ragazzino, la ragazzina parlano con chi vogliono, chi scelgono, con chi è oggetto o soggetto di una relazione per loro significativa, il che non vuol dire che sia altrettanto per la persona che riceve questa rivelazione, queste parole, questo disegno, questo sintomo, questo comportamento. Ma tutti noi dobbiamo essere pronti ad ascoltare quello che un bambino ci vuole dire, e proprio a noi tocca questo compito, perché lui o lei che scelgono. Questo, Giuseppina, è davvero un tema importante, perché spesso nella difficoltà di essere colui o colei che devono accettare la rivelazione, prendere in carico il processo, ci sono meccanismi di delega. Ma io sono l'educatore, è meglio che parli con lo psicologo, io sono l'insegnante, bisogna che chiamo l'assistente sociale, io sono il vicino di casa, cosa posso fare? Io sono il catechista? No. Noi tutti, e questo anche la legge ce lo racconta, ce lo impone in una maniera molto potente, noi tutti dobbiamo essere preparati e pronti. Ti lascio la parola su No, questo. questo è molto delicato perché effettivamente da un lato c'è come una scelta privilegiata nella relazione, dall'altro può arrivarmi addosso qualcosa che mi investe e assolutamente io non mi sento né nel ruolo deputato alla raccolta di questo, ci siete. E allora bisogna come adulti l'ascolto parte prima da se stessi, capaci di ascoltare se stessi. Perché molto spesso si parla anche di abuso, no, dell'ascolto da parte dell'adulto, cioè quell'ascolto che non è un ascolto. Quindi la capacità di ascoltare se stessi presuppone due cose. Uno, il riconoscimento del bisogno di formarsi all'ascolto, perché questo è un ascolto che ha a che fare con una sofferenza che ci muove. Pensieri, emozioni, agiti. E allora io rischio di andarla a raccontare a mezzo mondo perché ho un'ansia tale che devo depositare questo che sento. Ma mezzo mondo non nel senso colleghi, cioè ci siete, cioè voglio dire, non persone di cui mi fido, no? Non pettegolezzo, però faccio questo perché ho un'ansia che devo andare a depositare. Oppure posso tentare di sminuire. Ma è impossibile che questo accada, perché no, conosco la famiglia, conosco pure conosco l'allenatore, conosco il contesto. È un contesto in cui penso che non sia possibile. Ci siete. Oppure posso pensare che sia un ascolto da cui io mi voglio difendere perché c'è troppa sofferenza. E quindi ritorno subito alla delega, non con me, ma con qualcun altro. Il bambino chiude. Il bambino È chiude. molto importante, questi elementi che entrano subito in gioco rispetto a come prepararci e come essere pronti. Perché no, il primissimo spazio, come ci ha appena annunciato la dottoressa Parisi, nasce proprio da noi stessi e dal sapere che la prima cosa, il primo grandissimo
ostacolo che incontriamo siamo noi stessi e la credibilità che maltrattamenti, abusi, anche in un'età precocissima possono avvenire. Noi facciamo fatica a credere che questo possa essere vero. Dobbiamo rinunciare a questo mito innanzitutto, no? Cioè, è possibile, e se entriamo nel dolore della possibilità, iniziamo a prepararci. Prego. Che un'esperienza per me che è stata veramente molto dura è stato che come dirigente di servizio sociale sono stata chiamata da un insegnante di materna, bimbo di 4 anni. Durante il pasto c'era un bambino che stava mangiando lo stracchino, quindi sono tutto impastato, come fanno i bambini che poi giocano, e quel bimbo lì gli disse, chiamò la sua educatrice col nome e disse: questo bambino ha l'amore in bocca. 4 anni. Ecco, questo è, cosa ne facciamo? Perché voi capite che la credibilità di un bimbo di 4 anni è anche difficile da accertare, no? Cosa sta dicendo, cosa ha visto, cioè, veramente difficilissimo. E questo è stato molto difficile lavorare con tutto il contesto, perché sembrava impossibile. Sembrava impossibile che questa cosa fosse. E come l'accerti? Cosa fai? Vai a casa e lo chiedi, lo filmi, ci siete. Perché poi il discorso è che quando tu raccogli, no, questa frase, quindi non la stava dicendo né con sofferenza né con niente, perché voi dovete pensare che anche se questi bambini, soprattutto se piccoli, sono immessi in queste relazioni di abuso e maltrattamento, hanno un momento in cui pensano che così è il mondo, eh. Appunto, questo bimbo ha l'amore in bocca, come succede a me, succede a te, succede a te. E nel momento in cui cominciano anche a confrontarsi, che capiscono che succede a loro e non a qualcun altro. Perché sono come dentro a un mondo piuttosto chiuso. Sono bimbi spesso isolati, sono genitori che non è che frequentano, che partecipano, che invitano a casa. Quindi è un mondo abbastanza chiuso. E nel momento in cui si confrontano con il gruppo dei pari, che capiscono che a loro succedono delle cose che agli altri non succedono. E questo è un altro elemento che dobbiamo tenere in conto, che ci approcciamo a un mondo in cui noi molto spesso, perché a volte possiamo aver avuto esperienze più o meno dirette o indirette, ci siete di, ma molto spesso è un mondo che non conosciamo. Si utilizzano linguaggi che non si conoscono. E io mi ricordo una ragazzina, questa era una ragazzina adolescente, che diceva che una cosa che le faceva molto paura, pensate paura, era quando era anche più piccola, quindi alle elementari così, era la maestra che sorrideva sempre, che l'abbracciava. Allora, dal punto di vista dell'insegnante, che potete mettere l'educatore, ci siete lì, dipende, era perché la vedeva come uno scricciolo veramente, capite? E voleva trasmettere l'affetto. Nella sua esperienza l'abbraccio anticipava la violenza. Dopo il sorriso arrivava il resto. Quindi anche tutto il discorso della comunicazione emotiva è una comunicazione che molto spesso è alterata. Quindi dobbiamo ascoltare senza presupporre che il prendere in braccio, abbracciare, toccare sia una cosa consolatoria, perché per questi ragazzi, per questi bambini, sono esperienze che sono l'anticipo di qualcosa di terribile. Quindi come comunicare empatia e vicinanza senza che per forza questo si traduca in contatto fisico? Perché noi non sappiamo come avviene la violenza a casa. Dico a casa perché molto spesso è proprio a casa, quindi può avvenire anche in altri contesti, ma molto spesso è a casa, quindi utilizziamo questo termine comunque per dire in un contesto familiare che dovrebbe innanzitutto essere tutelante e protettivo. Quindi la prima cosa, come ascoltare, è ascoltare soprattutto trasmettendo vicinanza, emotività, accoglienza e contenimento, senza per questo trasformarsi in agiti e gesti di grande affettuosità.
perché sono bambini che molto spesso vivono dentro a una confusione di lettura di significati di questi gesti. E quindi occorre andarci molto coi piedi di piombo. Non so se vi è capitato, voi potete interrompere con domande anche in chat che poi vengono lette volentieri, perché così si costruisce anche proprio in base all'esperienza e alle domande e diventa anche forse più utile anche per voi, non so come dire. Quindi nessuna domanda può essere banale, anzi a volte le domande banali sono quelle che permettono di aprire dei grandi approfondimenti, quindi ben volentieri. Manu, la chat la seguite voi, giusto? Sì, la seguo Abbiamo io. Chiara che può intervenire. Avevamo detto, Giuseppina, i primi 20 minuti di lasciarti Ah, parlare. ok, va bene. Adesso c'è già una domanda o C'è una mano alzata di Tamara, prego. Volevo avallare le considerazioni della dottoressa perché io lavoro all'ufficio minori e vittime vulnerabili della Questura di Forlì nell'ambito di un'audizione protetta, con profonda sorpresa, diciamo. Ho sentito candidamente la minore di etnia cinese, quindi ancora più isolata, se vogliamo, da un contesto in cui non poteva riferire la sua esperienza personale. Io gli ho chiesto: ma perché non ne hai parlato prima? Lei candidamente mi ha risposto: perché io pensavo che quella fosse la normalità. E quindi avallo assolutamente questa considerazione, ma anch'io mi sono stupita di me stessa perché, per la mia domanda, fondamentalmente, perché. Di fatto una bambina soprattutto in età primaria e se poi c'è una barriera linguistica di un certo tipo, come può pensare che la sua vita sia diversa dalle altre se poi non ha attività extrascolastiche, se non ha altri contesti di riferimento con cui poi confrontare la propria esperienza vitale, ecco. Quindi Infatti di assolutamente solito concordo. la differenza viene vista intorno alle elementari, nel momento della frequenza del gruppo dei, perché la scuola è, adesso elementare, la primaria, insomma, è quella che è la prima in cui il bambino si gioca di più alla pari. Sempre nidi e materne, i genitori sono molto presenti, c'è molto l'idea di una crescita, di un accudimento. Invece alle scuole, cominci alla scuola elementare a avere il tuo rapporto, no? Tu hai i tuoi compiti da portare, da fare, quindi cominci ad avere una relazione anche distanziata, maggiormente distanziata di quella della famiglia. E quindi il confronto con i pari è molto più forte, comincia a essere più forte e significativo, sia a livello. Precisiamo qualcosa, Giuseppina, che come abbiamo detto prima, i bambini subiscono forme di violenza sessuale, di maltrattamento anche nella primissima infanzia e lo comunicano in quell'età attraverso la sintomatologia comportamentale prevalentemente. Quindi non danno un linguaggio, e il linguaggio interviene successivamente all'esperienza che vivono. Ma i comportamenti e i sintomi sono invece molto significativi e vanno riconosciuti e ascoltati, e c'è questo processo che prima descrivevamo. Cioè, se un bambino vive la sua vita all'interno di un contesto isolato prevalentemente e le relazioni primarie maltrattanti sono quasi esclusivamente le relazioni che vive, non può ipotizzare che ci sia un'altra modalità di stare con l'altro diverso da quella sperimentata. Quando il bambino ha accesso successivamente ad altri contesti di socializzazione, il confronto con i pari e le storie narrate dai pari diventano, come dire, il primo elemento che fa porre dei dubbi su quello che sta vivendo, mentre nei primissimi anni abbiamo la necessità di interpretare e di ascoltare molto bene l'espressione sintomatica, perché quella è fondamentale. È come se avessimo uno spartiacque importante tra il significato dei sintomi, dei comportamenti e poi successivamente invece una narrazione, un linguaggio che dà anche la sua modalità più confusiva e più faticosa, che è la modalità traumatica, che inizia però a entrare nella forma di comunicazione di cui prima parlavamo, cioè scelgo con chi parlare. Questo è il motivo per cui prima la dottoressa Parisi ci diceva una cosa importante, che un bambino molto piccolo potrebbe vedere come minaccioso l'abbraccio.
non significa che i bambini non vanno abbracciati, ma significa che se nella nostra rappresentazione normalmente l'abbraccio è sinonimo di protezione, nei bambini traumatizzati da un abbraccio che poi fa seguito ad una violenza sessuale, e noi dobbiamo sempre pensare che nell'abuso intrafamiliare soprattutto, raramente c'è una violenza come noi la pensiamo, ma c'è una seduzione che passa attraverso una serie di comportamenti, di azioni e di linguaggio seduttivo. Quindi il bambino prima viene adulato, viene corteggiato, viene abbracciato e poi interviene la forma abusante. Allora la connessione che fa quel bambino è l'abbraccio, poi segue il dolore e la violenza. Quindi quello che noi non possiamo a volte intuire è che un abbraccio è un riattivatore traumatico, mentre per noi è un aspetto invece di grande consolazione e protezione. Allora, questo elemento che prima veniva enunciato è molto importante in quella cautela con cui andiamo ad avvicinarci. Per esempio, è molto utile in questo caso rassicurare con la voce, usare una voce molto rassicurante, molto lenta, molto tranquilla e descrivere al bambino quello che sta per capitare. Guarda, mi sto avvicinando per vedere se hai bisogno della mia mano, ma se preferisci io sto qui vicino a te, ma non ti do la mano, cioè racconto anche il comportamento. E questo aiuta molto a non entrare in quella dimensione che ci anticipava prima la dottoressa Parisi, cioè attenzione a non dare per scontato il significato di alcuni gesti. Per noi protettivi, per un bambino abusato o maltrattato, invece gesti potenzialmente attivatori di un processo che va nella direzione del dolore. Pensate semplicemente ai bambini che sono molto picchiati. Il primo gesto quando si tende la mano è questo. Si coprono la testa o si tirano indietro, si ritraggono. Quindi, per esempio, noi la violenza fisica nei bambini molto piccoli la intercettiamo attraverso la loro risposta ad un movimento di avvicinamento, no? Che noi mettiamo in campo e abbiamo una risposta di protezione. O indietreggiamo, perché non possiamo presupporre che quell'adulto stia venendo in maniera favorevole verso di noi. No, sulla base dell'esperienza invece possiamo anticipare un evento maltrattante successivo e ci difendiamo in anticipo. Allora questi elementi che prima venivano messi in campo, ecco, iniziano a farci declinare con grande attenzione quella complessità sintattica, semantica, dei comportamenti e delle parole che noi dobbiamo iniziare a conoscere. Poi a volte può essere che, ad esempio, se, mentre fanno un disegno, strappano, cioè colorano in un modo tale che strappano, quindi, perché non riescono a neanche a stare, hanno una capacità di concentrazione anche fin da piccoli molto più bassa, perché ovviamente lo stare per loro, sono sempre in tensione, perché è come dire, chi, potrebbe capitare in qualsiasi momento, cioè, anche se il contesto è diverso, la tensione rimane. Sono bambini perennemente in tensione. Con delle corde di violino. È un pericolo, no? L'ambiente è quello che ci comunicano attraverso questo stato in tensione, è una forma di arousal molto attivato, no? Come se sempre ci fosse un pericolo. Noi ci attiviamo quando c'è un pericolo, ci rilassiamo quando il pericolo non c'è. Per i bambini maltrattati e abusati il pericolo è sempre presente, o meglio, è potenzialmente sempre presente, non mi posso rilassare. Allora intervengono, per esempio, anche movimenti di controllo ossessivo dell'ambiente. Domande ricorrenti che noi non riusciamo ad accettare e pensiamo, ma perché me lo chiedi tante volte? Ma di cosa temi? Cosa hai paura? L'ipercontrollo è una forma sull'ambiente che, come dire, ci dà un segnale importante. Perché quel bambino, quella bambina, ha bisogno di controllare in maniera così attenta quel sistema contestuale? Perché il controllo permette di essere pronti di fronte al pericolo. E poi abbiamo anche altre, naturalmente, reazioni e sintomi di cui inizieremo a parlare. Tamara, se non ci sono altre domande, possiamo abbassare la mano. Invece avevo visto prima altre domande.
C'è un intervento di Antonella Galuppi che dice questo. Il minore spesso sceglie la figura di riferimento con cui confidarsi, quella che in quel momento gli sembra più empatica e non necessariamente la più idonea a raccogliere la confidenza. Cosa fare se si riceve la notizia di seconda mano, ad esempio da una collega o da altre figure? In ambito che tipo di scuola? Non dà indicazioni, non so se Antonella Galuppi vuole intervenire così da darci più informazioni, aprire un dialogo più diretto. Salve, mi sentite? Benissimo, grazie. Salve, buonasera, grazie. Innanzitutto grazie per l'invito per questo bellissimo webinar. Io sono felice di essere qui perché nel 2017 ho preso questo master in tutela, diritto e protezione dei minori ed è stato veramente illuminante. Io in questo momento sono una docente e faccio sostegno nella scuola primaria, però mi è capitato anche di fare posto comune, quindi di avere a che fare con tanti bambini. E mi è capitato, a dire la verità, non di raccogliere una confidenza, ma di raccogliere una confidenza da una collega che a sua volta aveva appunto sentito determinate cose da un bambino, e io in quel momento mi sono sentita veramente impotente, perché la collega, non sapendo che cosa fare, ha lasciato, diciamo, correre la cosa così, mentre io avevo percepito che comunque c'era qualcosa di strano, di insolito, perché si trattava di un bambino iperattivo, di un bambino che aveva dei comportamenti molto insoliti, molto particolari, quando questi bambini sono sempre agitati e non hanno uno stato d'animo sereno. E quindi proprio mi ponevo la questione, quando probabilmente la mia collega non è stata in grado di cogliere l'essenza di quello che le è stato confidato, cioè quando si riceve questa notizia di seconda mano, cosa si può fare? Come si può intervenire? Perché in quel momento il bambino si era già confidato con la collega e quindi io non sarei potuta intervenire per approfondire la cosa, perché i bambini hanno questo senso di avvicinanza, quindi si confidano con quella figura che reputano più adeguata, ma non sempre magari quella figura lo è. Questo mi chiedevo. Grazie. Allora, due cose. Prima di rispondere a questa domanda, collegandoci con il discorso che faceva anche Paola prima, sono bambini che giocano d'anticipo. Se un bambino subisce molto spesso violenza come botte, quindi essere picchiato, a volte anche soltanto un insegnante che usa un tono un po' più, no? Perché a volte se tu entri di confusione, questo qua sono bambini che o si bloccano, sì, perché fanno veramente molta fatica, esattamente, giocano d'anticipo. E anche se sanno che lì non accadrà quella cosa che accade a casa, viene innescata la sensazione emotiva provata a casa. E quindi ripassano da quell'emozione da cui non è così faticoso stare, e quindi innescano il gioco d'anticipo. Che significa che cominciano a correre, piuttosto che dopo c'è un continuo, no? Tra quello che non sta mai fermo a quello che sembra una mummia, ci siete, perché poi ci sono poi varie sfumature, no? In mezzo ci sono tutte le sfumature. Quindi è anche molto difficile regolare proprio la... Perché io penso di fare una cosa che faccio tutti i giorni, mi metto un attimo a dire, no, beh, e questo bambino ha delle reazioni spropositate rispetto al mio comportamento di adulto che magari è rivolto al gruppo o alla classe. Ecco, anche questi sono segnali molto grossi. Nel momento in cui il bambino consegna una frase, un disegno, una frase, adesso facciamo che riesca a dire la frase, no? Non consegna mai una cosa completa, consegna una frase. Allora, quando noi consegniamo un nostro pensiero, una nostra emozione, no, a qualcuno, ci aspettiamo che questo ne faccia qualcosa. Se ascoltiamo e rimaniamo in silenzio e non chiariamo che cosa ce ne facciamo di questo ascolto, per il bambino è una conferma che il mondo degli adulti è un mondo inaffidabile. Anche coloro che non mi picchiano, anche coloro che non mi abusano, sono inaffidabili. È l'ennesima conferma, quindi senza volere e senza, si innesca ancora la convinzione che per lui che non c'è uscita, non c'è possibilità di uscita.
E quindi questo occorre molto stare, cioè quando io ascolto un minore, ma la ripeto perché non dicono, non fanno un tema, buttano lì. Ci siete? Allora io posso capire, devo raccogliere, e se penso che sia una cosa importante o grave, ci siete? Perché se uno dice, ah, la mia mamma ieri mi ha sgridato, io posso anche pensare che questa cosa, ma se te me lo dice 7 volte e poi noto delle cose, allora questa cosa diventa un po' più significativa, io devo restituirgli, che cosa me ne faccio di questo ascolto? Mi sembra così importante che penso che adesso ci penso io a occuparmi di questa cosa che mi sembra che sia così importante. Ci siete? Perché un bambino che viene lasciato così, non so cosa me ne faccio di quello che ti dico, che cosa te ne fai? È un bambino che viene lasciato anche lì nel dubbio e nell'incertezza. E visto che l'esperienza col mondo degli adulti significativi per lui sono più le fregate che il sostegno, pensa di più, è più facile che sia dimenticato che apprezzato, è più facile. Siete. Questa cosa rischia di rientrare in questo loop. Allora, ascoltare con un tono, ascoltare, perché a volte siamo noi che poi, a volte ci sono, no, si parte in qua, e talora partiamo in quanto, allora facciamo brigare. Questo spaventa anche il bambino, Quindi occorre essere tranquilli, nel senso di pacati, contenitivi con tono e postura, dire sempre quello che sto facendo, appunto come dice, anche con i bimbi più grandi, non solo con i piccolini, no, mi avvicino, guarda, penso, ci sei. Questa cosa ne parlerò con degli adulti che sanno, che trattano i bambini, che sanno, perché mi sembra importante, e poi ti farò sapere, ci siamo. A patto che non siano situazioni così gravi che allora c'è da segnalare immediatamente, cioè, perché, però lì sono segnali, perché sennò si rischia anche di ecco, segnalare. Fermiamoci qui un attimo prima della segnalazione su questo snodo importante, riprendendo un attimo la domanda di Antonella, no? Antonella, è l'adulto che decide se la persona che ha scelto il bambino è adatto o non è adatto, ma questo è un criterio degli adulti. Quindi per i bambini non è lo stesso criterio che viene impiegato per parlare con qualcuno. Per cui siamo tutti adatti o non adatti. E un bambino, se sceglie di parlare con noi, evidentemente c'è qualcosa nel nostro modo di essere, nel nostro modo di comunicare, per il quale ci sceglie. Quindi io posso dire, ma guarda, te ha parlato proprio con la mia collega più inesperta. Se avesse parlato con la dirigente scolastico, con me o con la coordinatrice, sarebbe stato meglio, no? Ma non funziona così. Questo è un criterio degli adulti. I bambini parlano con chi scelgono, e quindi tutti possiamo essere scelti. L'altro elemento importante che la dottoressa Prese ci stava annunciando è: siamo pronti, e come possiamo essere pronti? Perché non sempre noi siamo pronti in quel momento. Allora, mentre oggi siamo qua, e questo è uno degli incontri che ci permette di imparare un po' a essere pronti, però noi potremmo trovarci in una situazione in cui il bambino ci consegna qualcosa che per noi è troppo forte da accettare, e noi non siamo in grado in quel momento di fare ciò che stiamo dicendo, e cioè mantenere un'accoglienza empatica, quindi simbolicamente ti ringrazio che hai scelto me per dirmi questa cosa che è molto importante, linguaggio simbolico. Io devo sempre restituire un'alleanza emotiva. Questa cosa che mi dici è molto importante, e intercettare la sua emozione. E fa un po' paura, rende tristi, ti fa arrabbiare, intercettiamo. Alleanza emotiva, restituiamo. Ti ringrazio perché l'hai fatto con me. Ti ringrazio perché ti fidi di me. Cosa farò io di questa cosa? Ci penso. Perché è una cosa molto importante che tengo. Ne parlo con degli adulti buoni, bravi, competenti, che ascoltano i bambini. Perché i bambini hanno paura che noi andiamo a parlare con i genitori, con i familiari, che possono essere i primi ad essere maltrattanti.
Quindi la prima rassicurazione che noi dobbiamo dare non è la trafila burocratica dell'andare a parlare con la famiglia, no. Perché noi dobbiamo sempre ipotizzare che la famiglia può essere il contesto in cui quel maltrattamento si manifesta. Allora ciò che devo dire ai bambini è: mi prendo cura di te, ne parlo con le persone che vogliono bene ai bambini, sono esperte, e poi torno a parlare con te. Non ne parlo con altri, non ne parlo con altri in questo momento, ma solo con persone esperte. Il primo pezzo è la rassicurazione. Poi cosa succede, Antonella? Che se io questa cosa non sono stata capace di farla e mi arriva la collega che dice: a me mi è arrivata sta cosa oggi, ma io non sono stata capace. Allora il pezzo era della cura, devo prendere un po' atto che ho una collega che va rassicurata. Quindi con lei devo fare lo stesso processo che farei con quel bambino. E cioè, ti è arrivata una cosa potente oggi. Non possiamo minimizzarla e lasciarla lì. Quel bambino, Tommaso, Francesco, ha bisogno che tu qualcosa su questo gli dici, perché ha scelto te. Ne possiamo parlare assieme, possiamo confrontarci, chiediamo un parere alla psicologa, però ha scelto te. E tu, è necessario che adesso ti prendi l'impegno di tornare da lui e dire: ho riflettuto, io prima non sono stata capace subito di accettare, a prendere quello che mi hai detto, però adesso so che mi hai detto una cosa importante, ci penso su, ascolto molto bene, accolgo quello che mi stai dicendo, e poi ne parlerò con persone che stanno dalla parte dei bambini e che sono in grado di aiutare te e me, perché mi hai visto che quando mi hai raccontato anch'io sono rimasta un po' ferma. Senza parole. E allora lì il bambino capisce che, no, che l'adulto in quel momento purtroppo era impreparato, e i bambini devono sapere che possiamo essere impreparati, ma poi c'è la riparazione nella comunicazione. Allora l'ora dopo, il pomeriggio dopo, la mattina dopo io vado a riparare e quindi faccio un'azione che permette a quel bambino di confermare che ha scelto me. Mi ha scelto non perché sono il più intelligente, la più brava, la più esperta, ma semplicemente perché ha scelto me. E il pezzo di riparazione lo faccio e conduco il processo successivo, dove è importante rassicurare che non c'è un segreto tra me e te. Giuseppina, è importante dirlo sempre, no? Perché sennò colludiamo con quello che gli viene detto a casa. Noi la parola segreto non dobbiamo usarla, però dobbiamo rassicurare che la consegna che ci ha fatto sarà da noi custodita, ma mai entrando nella logica "sta tranquillo che quello che mi hai detto rimane un segreto tra me e te". No. La parola segreto è la parola che più, come dire, riattiva il contesto nel quale il maltrattamento e l'abuso si manifestano. Esattamente quello che tiene il contesto abusante, questo, esatto, il segreto. Il contesto chiede il segreto, quindi mai, mai entrare in una logica collusiva con il segreto. Diverso è: custodisco con grande cura e attenzione quello che mi hai detto e ne parlo con persone che sono in grado di aiutare me e te, perché è la verità. Il processo che io racconto è un processo autentico. Mi faccio anche aiutare per aiutarti, perché quello che mi hai detto è molto importante. Non può essere né risolto in poche parole, ma io mi prendo questo impegno. E i bambini e i ragazzi questa cosa, il tempo che ci vuole, lo conoscono, perché quanto tempo ci hanno messo loro a dirci questa cosa? Tanto. Quindi sanno che il tempo è una caratteristica, e anche il rimanere senza parole, perché non sono stati creduti prima, perché tante altre volte avranno espresso qualcosa con le parole o con i comportamenti, ma finalmente hanno trovato qualcuno che lì ci sta. E inizia il processo di ascolto, che non ha il contraddittorio con la famiglia. Questo dobbiamo sempre ricordarci. Prego.
Sì, non ha il, anzi, non apriamo il contraddittorio con la famiglia, se no questa cosa significherebbe. Una cosa che potrebbe fare anche il bambino è quello poi di mettere alla prova, perché io vado per riparare, ma come qua si dice a Reggio Emilia, 3 giorni a Canossa te li devi fare, ci siamo. Quindi può anche essere che lui faccia finta, no, un po' più, ma le orecchie ascoltano. E quindi anche se sembra un po' più, no, ma anche in realtà poi, cioè, ci sta, e dopo nei fatti, sono i fatti poi che lo riporteranno invece a essere molto rassicurato di quello che viene detto. Ci siete. Perché c'è un'altra condizione, qui lo dico, è molto delicata, ma è anche molto vera, le ricerche anche lo testimoniano, che nell'abuso c'è una relazione privilegiata. Io sono il preferito, io sono la preferita. Il prezzo è altissimo da pagare, ma all'interno di situazioni in cui voglio dire, l'idea di essere importante per qualcuno, sono contesti a volte proprio anche, non tanto economicamente, ma proprio dal punto di vista affettivo, relazionale, comunicativo, ci siete talmente, voglio dire, fragili, talmente, voglio dire, disfunzionali, che anche questo è una strada per sentirsi privilegiati. Io questo l'ho detto perché molto, molto, soprattutto gli adolescenti poi lo dicono, anche a fine, non tanto durante, ma a fine del, insomma, di tutto il percorso, eccetera, eccetera, però io ero poi la preferita di papà. Siete. È un prezzo altissimo, allora non ci dobbiamo né sconvolgere né pensare che questo giustifichi nulla, però questo i ragazzini in colpa si sentono. C'è un pezzo, per quello dico, quindi è molto delicato, va molto ascoltato, c'è una parte che chiede aiuto e anche giustizia, soprattutto in quelle più grandi, anche giustizia, e c'è una parte che continua un po' a proteggere il genitore e un po' a pensare che c'entra un po' anche lui o anche lei, soprattutto nell'abuso. Scusi. Questo non si è. No, no, scusa, non finisci il pensiero, poi volevo farti una domanda. Quindi questo non significa che si possa legittimare in un qualche modo, ci siete? Assolutamente. Però ci aiuta a comprendere perché quei bambini e quei bambini che tentano di difendere il genitore. Allora, noi ci sembrano tutti mostri, e per me, ma sono dei mostri che sono anche genitori. E stai parlando di mio padre e di mia madre, piuttosto che di mio zio, piuttosto ci siete. E non tanto per il ruolo, no, Giuseppina? Quanto sì. Perché sono comportamenti che si alternano ad altri comportamenti di cura e di facilitazione. Sì. Sì, cioè sì, quel genitore abusante è anche il genitore che però ti porta a fare una gita meravigliosa, ti riempie di doni, il riempire il dono, il comprare, il farsi sentire unico, eccezionale, e con questo anche comprare il silenzio, è una modalità, come anticipavi, molto ricorrente. Sì. Il senso di colpa si traduce poi in quello che dicevamo anche prima, a seconda dell'età. Sì. Può essere un senso di colpa per cui io sono sbagliato, io sono un oggetto sessuale e quindi ho tutta una serie di comportamenti, soprattutto in adolescenza, per confermare che tutti mi trattano così perché sono io che me le vado a cercare, tra virgolette, quindi tutto quello che è il comportamento assolutamente ripetitivo, no? Delle forme di erotizzazione precoce cui si è stati sottoposti, e posso avere invece nell'età più infantile delle forme di comportamento che invece vanno più nella dimensione della disorganizzazione, e quindi abbiamo tutta una serie di poi fenomeni legati al mio funzionamento per cui nessuno mi crederà e nessuno ti crede perché il tuo funzionamento è talmente disorganizzato che non sei più credibile, mentre noi sappiamo che la disorganizzazione è invece una variabile che subito ci mette di fronte all'esistenza di un trauma o di un traumatismo prolungato e molteplice. Voi pensate semplicemente che quando ci sono stati i primi processi negli anni 90, non si credevano le minorenni e anche le maggiorenni che dichiaravano di avere subito maltrattamenti e abusi sessuali, perché il loro linguaggio era un linguaggio caratterizzato da
assenza di coerenza, assenza di episodi e ricchezza di particolari e influenti. Adesso sappiamo che quando abbiamo questo linguaggio siamo di fronte a una possibilità di trauma. Prima si pensava che questo fosse un linguaggio mendace o di una persona incapace di ricordare, incapace di essere affidabile e quindi non veniva considerato un testimone attendibile, era inattendibile. Gli studi nel tempo ci hanno dimostrato che è esattamente il contrario, quando c'è un linguaggio troppo coerente e circostanziato siamo di fronte probabilmente a qualcosa di non vero. Quando il linguaggio invece è altamente incoerente, con tanti elementi ininfluenti, con salti spazio-temporali, con dimensioni che non seguono le famose leggi di Grice del funzionamento del linguaggio che noi normalmente utilizziamo, invece siamo di fronte a un linguaggio traumatico. Quindi tutto questo è anche nell'ascolto molto importante. Non aspettiamoci un linguaggio coerente, una narrazione coerente, ma aspettiamoci invece qualcos'altro, e quella incoerenza ci permette di essere molto attenti ad ascoltare in maniera ancora più attiva. Prima c'era forse Emanuele che voleva fare una domanda e magari interviene adesso la dottoressa Parisi e poi la domanda di Emanuele, mettiamo se ce ne sono anche qualcuno in chat di domande. No, infatti. Allora, di pure la tua. Sì, ok. Io mi chiedevo se può essere un buon momento, dato tutto quello che avete detto su questo passaggio, fare un attimo un breve riepilogo, cioè anche molto pratico operativo. Cioè, se a me capita una situazione di questo tipo, chiamiamola di rivelazione, quali possono essere le indicazioni? Perché ne sono state date tante. E poi sono state esplorate, però, come dire, se dovessi crearmi una sorta di scaletta che mi aiuta in un momento così complesso di incontri e scontri tra mondi diversissimi, tra tensioni, paure, ansia di prestazione, perché devo risolvere un problema, puoi riuscire a riepilogare un attimo come fosse proprio dei bivici? Cosa faccio? Ok, allora, la prima che sgombriamo è che non si risolve nessun problema perché è talmente complesso che non si risolve, io non lo risolvo perché il bambino me lo sta dicendo, non so neanche se sono l'insegnante di questo bambino, l'educatrice di questo, figurati, ok, quindi sgombriamo questo, okay. Questo va sgombrato. La prima cosa che c'è da fare è il livello relazionale, io bambino o bambina, insomma ci sale su, usiamo in sé. Allora, questo è il mio tu, allora il discorso è la mia postura, il mio tono di voce, poi a seconda dell'età del bambino ovviamente ci si prendono delle differenze come abbiamo detto prima, quindi io devo trasmettere vicinanza, empatia senza invadere all'interno di un campo affettivo, gestuale, in cui il bambino attribuiscono significati che sono ambigui, mm-hmm. perché avranno sicuramente anche ricevuto un abbraccio che non ha comportato il dopo, ci siete, o a fronte di un po' di botte, però anche se il tesoro di mamma, l'avranno sicuramente avuto, ci siete, ma dentro ha una relazione di tale ambiguità che io dopo non so più se sono più vere, se il tesoro di mamma o se sono più vere le botte, anzi di solito sono più vere le botte, ci siete. E quindi questo io devo tenerlo molto presente, ecco. Devo ascoltarmi, se sento che è una cosa che mi agita molto, non posso scappare perché ci siete, però devo rendermi conto che quindi non devo dare una risposta a questo bambino, e questo mi può aiutare, devo fargli capire che accolgo e raccolgo quello che lui mi dice, e che è talmente importante che ne parlerò con adulti, come dicevamo prima, non adulti importanti, adulti che sanno ascoltare i bambini, adulti che sanno trattare delle fatiche che fanno i bambini e che gli sapro dire chi siete. Ok. E non deve essere che sto lì un'ora e raccontami, dimmi tutto nel dettaglio, perché non è un incidente probatorio, perché lo mandiamo, capite? Perché lui lancia l'SOS e noi raccogliamo l'SOS. Poi dobbiamo allestire il contesto per cui questo SOS possa essere declinato, ma questo è un altro livello. Quindi la relazione io-tu è prendo il tuo SOS, l'ho visto, ti ho visto. Ok. Questo riguarda, precisiamo anche questo, se no abbiamo qualche problema poi dopo, no, di declinazione, riguarda la comunicazione che fanno bambini
soprattutto bambini piccoli. Con gli adolescenti abbiamo una dimensione un po' diversa da questa. E, come dire, il patto che andiamo a fare con i bambini è: ciò che dice è importante, lo accolgo, ci credo, lo prendo in cura e ti darò una restituzione. Quindi a livello simbolico il processo porta lì. Dopodiché il passaggio successivo, come anticipavamo prima, è legato a che cosa ne posso fare io di questa possibile rivelazione, perché non la posso tenere per me e non può rimanere lì. Allora, questo magari me... Giuseppina, se ne vuoi parlare un attimo, visto, e poi parliamo invece allora, di quello che allora, rispetto a questo, scusate, dopo arriviamo anche, rispetto a questo è fondamentale lavorare prima. Non c'è nessun ordine di scuola che non può essere coinvolto in maltrattamenti e abusi. Allora bisogna lavorare in modo tale che ci siano delle relazioni che consentano. Ad esempio, noi avevamo fatto un progetto in cui, come assistente sociale, io andavo a scuola una volta a settimana, negli intervalli, in giro, così. Quindi ero una figura che dai bambini era vista, conosciuta. Non ero uno straniero, un marziano, ci siete. Ma non perché c'erano già delle denunce, perché qualora fossero, c'era già una relazione, una figura che non era, perché, capite, perché si muove tutto un mondo di persone che mai viste e conosciute, che ti compaiono, che, voglio dire, non è così semplice, in modo tale che si possa. C'è tutto un lavoro, ad esempio, di fare una formazione congiunta, servizi sanitari per quanto riguarda tutto l'aspetto più di psicoterapia, eccetera, servizi sociali, scuola, perché si possa. Ormai in tantissimi contesti sono stati fatti protocolli operativi. Perché qual è il rischio? Che si gioca un po' a rimpiattino. Io lo dico al dirigente, il dirigente lo deve dire ai servizi, se però il dirigente non lo dice ai servizi, io l'ho già detto al dirigente. E il servizio dice, il dirigente mi dice che c'è qualcosa, ma non mi vuol fare una relazione più scritta, io cosa dico al tribunale? E si gioca un po', questo io lo chiamo giocare a rimpiattino. Ma perché si possa arrivare a una collaborazione fattiva, oltre, no, cosa me ne faccio? Occorre lavorare prima, perché allestire il contesto in cui sia possibile. A volte si può partire da una situazione concreta e dire in questi casi cosa si può fare, ci siete. Perché se no il rischio che... Perché io sono dentro una scuola, quindi comunque dentro un'organizzazione c'è anche una gerarchia di comunicazioni esterne. Tenete presente che tutti noi nell'ambito siamo pubblici ufficiali, quindi possiamo segnalare... in procura non è che non si possa segnalare, però è chiaro che diventa molto più difficile segnalare senza avere l'avallo del responsabile, ci siete, perché è tutta una, le comunicazioni all'interno delle istituzioni hanno anche una gerarchia sia interna ma anche esterna, no? Allora, ma lo sappiamo questo, quindi possiamo iniziare a lavorare, a vedere le esperienze che già esistono, che hanno, voglio dire, esperienza di connessioni con la neuropsichiatria infantile, perché in questo caso sarebbe coinvolta la neuropsichiatria, con il servizio sociale, con la scuola, per arrivare a dirci, perché questo aiuta anche se la tua amica, collega, avesse saputo tutto questo, poteva anche sentirsi, no? Più tutelata nell'ascolto. Io ascolto, ma so anche che c'è un contesto che il contenuto del mio ascolto può aiutarmi a tradurlo in un'azione di tutela. Perché l'obiettivo è poi sempre la tutela e la protezione del minore, ci siete. Quindi, mi fermo un attimo, Giuseppina, perché ci sono naturalmente delle domande anche dei dibattiti, no, in campo. Non tutte le scuole hanno un assistente sociale. No, ma neanche lì, Io non ero amico dell'assistente sociale da scuola, Esatto. Cioè, del servizio sociale territoriale, ma c'era questa collaborazione appunto nell'idea di come costruire un contesto tutelante. Ci occupiamo di educazione del minore e di tutela del minore, quindi c'è come una responsabilità diffusa generale. Allora, poi diamo la parola, perché mi sembra che qualcuno abbia incalzato la mano. La proposta che prima declinava la dottoressa Parisi sarebbe molto bello che
che ci fosse una prevenzione un po' primaria e anche secondaria, cioè l'attivazione di una rete di servizi, no? Che esperti sul tema, convenzioni tra servizi dove interviene la polizia, interviene la scuola, interviene il servizio sociale, interviene o intervengono il tribunale e diverse figure che possono insieme rappresentare snodi importanti di una rete e costruire un protocollo di intervento. A volte questo non succede. E quindi, in questo caso, quando non succede questo, quindi io non ho a disposizione quella rete e la procedura è tra virgolette già declinata, no? E delineata. Allora, un insegnante che cosa è tenuto a fare e che cosa può fare in assenza di una rete già costruita, no? Quindi questa è un pochino la domanda che emergeva nel pubblico che insomma stava iniziando a mettere queste informazioni su chat. Io insegnante cosa posso fare? Quindi qual è il movimento in assenza di un protocollo e di una rete già strutturata? Allora, come insegnante posso muovermi a un livello singolo, perché sono comunque un pubblico ufficiale che ha raccolto, no, un ascolto che presuppone almeno una negligenza, se non proprio un reato, e quindi posso anche segnalare direttamente in procura rispetto a ho sentito, ci siete. È chiaro che questo, che anche se, perché viene fatto, difficilmente viene fatto direttamente così, perché io appartengo a un contesto e quindi capisco, cioè, ci devo anche, voglio dire, ho delle relazioni all'interno. Facciamo che il dirigente scolastico sia una persona mediamente, voglio dire, che ascolta, è disponibile, questa cosa viene portata di solito un confronto all'interno del consiglio di classe o del gruppo col coordinatore di classe, se siamo, oppure con il gruppo all'interno del collettivo, se siamo alle materne, ci siete, non è una cosa che mi... E il responsabile o con il responsabile si attiva e si chiede un colloquio con il servizio sociale, si avvia anche una segnalazione, senza doverla indagare se è vero o no. Non è compito dell'educatore, dell'insegnante, neanche dell'assistente sociale indagare se è vero o no. Si raccoglie, questo è stato raccolto questo. Siamo preoccupati perché ci sembra una segnale, insomma, dei segnali di questo bambino, almeno di malessere, e quindi si segnala. Di solito il servizio sociale, se conosce già la situazione, può arricchire, se non conosce, invia. Non attiva la famiglia, perché attivare la famiglia sarebbe come dire gli telefono che ci sarà un'indagine e che quindi se per favore ci siete. Quindi non si attiva la famiglia perché si potrebbero proprio inquinare anche le prove. La procura chiederà, scusa che finisco, anche un'indagine anche alle forze dell'ordine. Ci siete. Che a loro volta raccoglieranno informazioni su che Tizio, Caio, Sempronio, eccetera, eccetera. Alla luce di questo potrebbe arrivare un decreto direttamente di allontanamento, di affido sociale, cioè comunque dopo con un decreto in mano tu puoi dire alla famiglia questa è una cosa, si entra nel cosiddetto intervento coatto, no? Non è la famiglia che sceglie, ma è un coatto perché c'è un decreto che dice se la famiglia non collabora, eccetera, 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 eccetera. Ecco, questo è un po' l'ite se manca, però... Io sarei sempre per tentare sempre il più possibile di attivare, perché questo aiuta tutti a proprio sforzarsi per capire come attivare processi e percorsi di prevenzione primaria e secondaria, ci siete, perché ci aiuta anche ad allenarci uno sguardo non a segnali molto evidenti, anche a quelli un po' meno evidenti che però ci sono. Quindi la raccomandazione è, laddove il protocollo c'è, la rete esiste, si attiva la rete e il protocollo, laddove non c'è, si inizia a costruire le premesse perché poi ci possa essere una rete e un protocollo che vadano attivati dopo magari i primi casi che creano poi la possibilità di costruire rete e protocolli.
C'è una domanda interessante. No, su questo Paola poi ti passo, anche perché tutta la normativa nazionale, anche delle linee guida, sulla, arriva tutta a chiedere questo, quindi certo. C'è una forte spinta, diciamo, è un momento, diciamo, sociale, culturale, in cui questo aspetto è molto sostenuto, perché proprio le ricerche ci dicono che nessuno da solo riesce a affrontare e gestire, perché gli aspetti sono talmente tanti. E non è un fenomeno, come dire, che noi possiamo anche solo pensare di gestire individualmente. Nella chat, naturalmente, alcune persone hanno già segnalato le reti operative Bologna in altri territori, e quindi qual è le linee guida che vengono già indicate. Abbiamo una ricchezza attorno a questo tema che ci permette naturalmente poi di collocarci in una dimensione sociale e culturale che per fortuna è già attiva. Abbiamo un caso che ci presenta, tra le altre messaggi in chat, Bruna Petrei. Lo vuole descrivere Bruna? Sì, mi sentite, vero? Sì. Bene, io lavoro a Bologna, ci sono diverse colleghe qui, riconosco presenti, e l'istituto dove lavoriamo, la scuola media, ha un fortissimo numero di immigrati, e tra questi c'è un ragazzino, un nostro alunno, un pakistano, il quale ha proprio denunciato, ma ha forse anche a cuor leggero, perché appunto ritorniamo al discorso della normalità, che il metodo che usa i genitori per punirlo, diciamo, è quello di ricorrere alle maniere forti e talvolta proprio anche alle frustate, e ci ha raccontato i particolari, quindi dove avviene, quante ne vengono date, e l'ho fatto una volta anche non così, insomma, in modo dettagliato, però comunque accennando a queste punizioni corporali anche davanti ai compagni. In una discussione proprio stavamo parlando delle varie etnie di cui si è composta la classe, insomma lui ha raccontato la sua vicenda. Naturalmente noi abbiamo dato seguito a questa sua dichiarazione, a questa rivelazione, ne abbiamo parlato, abbiamo anche la psicologa dello sportello d'ascolto, insomma siamo arrivate fino al dirigente, bisognava informarlo. E il dirigente procede con il protocollo, quindi insomma ha voluto che noi insomma facessimo altri accertamenti, che comunque insomma ci dessimo un pochino da fare, e quello che abbiamo deciso dopo averci pensato lungamente è stata questa: una convocazione dal dirigente con i genitori, che però non parlano bene l'italiano, quindi c'è stato anche l'intervento della mediatrice linguistica, e poi le docenti che avevano, io e la collega che avevamo ricevuto questa confidenza. Ed è stato molto disteso, un colloquio molto disteso, perché naturalmente il problema che ci eravamo poste era, nel momento in cui denunciamo e ci si mette, diciamo, di mezzo la scuola e diventa una cosa ufficiale, grande, e quali sono le conseguenze? L'allontanamento da parte di questo ragazzo dalla famiglia in cui vive, insomma, è la sua famiglia, non ne prevede un'altra, non è pensabile un'altra situazione. E quindi questo incontro doveva essere un po' volto anche a cercare una linea comune per diciamo procedere noi come scuola nell'educazione del ragazzo, e quali sono i nostri principi, i nostri valori, come facciamo noi azioni correttive, allinearci il più possibile. Insomma, l'abbiamo messa su questo piano. E con i genitori sono stati molto comprensivi, e insomma pensiamo che la cosa si sia risolta, e naturalmente è un cammino un po' lungo da fare. Posso intervenire, Bruna? Prego, assolutamente. E integrare, sì. Perché nel frattempo il dirigente ha comunque mandato la relazione che la coordinatrice del consiglio di classe ha fatto, descrivendo tutta la situazione, alla tutela minori, e si è consultato con la tutela minori, e insieme hanno stabilito che l'intervento più opportuno poteva essere questo, visto che si tratta di una questione culturale, non di una crudeltà dei genitori verso i figli, ma purtroppo di un retaggio culturale che è duro a morire.
E noi ci stiamo rendendo conto col tempo che sono tante le famiglie che provengono dall'area nordafricana, dall'area più asiatica del Pakistan, ma anche dall'area sudamericana o dell'Europa dell'Est, che usano metodi molto coercitivi, molto diversi da quelli che sono ammessi in Italia. E quindi questa è un po' una domanda un po' più globale. Come comportarsi? È giusto fare quello che abbiamo fatto noi, quindi far capire ai genitori che quello che loro fanno non è in linea con quanto richiede la legislazione italiana, e soprattutto far capire che i ragazzi devono essere convinti con le parole, non devono essere obbligati con le botte a comportarsi in un certo modo, o no? O non abbiamo agito nel migliore dei modi? Se ha funzionato, direi che avete agito bene, perché alla fine ci siete, quindi ben venga. L'idea è un po' questa, sì, le differenze culturali ci sono, quello che noi possiamo osservare è la differenza, perché poi in realtà non c'è una legge su quante botte posso dare o non dare, non è proprio così facile, ci siete. La differenza è se questi ragazzi, se il ragazzo di cui pensate, questo è come un altro, è comunque un ragazzo sereno per la sua età, cioè io prendo le, ci siete. Questo fa la differenza, perché significa che il maltrattamento, in questo caso fisico, non mina l'idea non mi ama, non sono amato. Anche se le frustate mi sembrano comunque un po' eccessivo, ci siete. Comunque, ci siamo, mi sembra che abbiano sorpassato un po' il limite, quindi aiutare i genitori a trovare. Però, non so come dire, allora questa è davvero una cosa... Invece i maltrattamenti di cui parliamo sono anche maltrattamenti che hanno a che fare con il discorso questo figlio non è così attenzionato, non è così, ci si capite? E quindi rimandano anche proprio una dimensione affettiva relazionale di squalifica verso il figlio. Ok. E quindi questo può essere una differenza. L'altra cosa che sicuramente in Italia, che la legge, adesso le frustate secondo me possono essere considerate veramente un po' eccessive, perché diventano, possono anche essere, va bene, però c'è anche proprio un discorso di accompagnamento alla genitorialità. Voi tenete presente che in India le punizioni corporali sono previste anche nella scuola. Esatto, ma infatti il ragazzo ci ha raccontato che anche in Pakistan gli insegnanti agivano in questo modo. Sì. Cioè, quindi non so come dire, quindi anche per, cioè, quindi capisco che il genitore sia venuto con l'idea, ma cosa ho fatto di strano, ci siete, non... ecco, quindi questo equilibrio va, però se il ragazzo dà segnali invece, allora questo fa una bella differenza. Giusto. Allora, diamo le indicazioni, scusa Manuele, di cornice, perché questo è un tema che non possiamo lasciare un po' sospesa, no? Il maltrattamento fisico è un fenomeno che assolutamente va riconosciuto e condannato. Noi non possiamo accettare maltrattamento fisico. Che cosa distingue il maltrattamento fisico da un comportamento che può essere occasionalmente o positivo, quindi la sberla occasionale, e che cosa distingue il maltrattamento fisico da un'educazione dove le botte, picchiare, diventano una forma correttiva che comunque non possiamo accettare né colludere con questa forma educativa. Ricordiamoci che non è che dobbiamo pensare al Pakistan, all'India, perché queste forme di correzione per il bene di mio figlio in Italia sono state assolutamente presenti, e in qualche area ancora lo sono, fino a pochissimi decenni fa. Cioè la pianta va raddrizzata finché il bambino è piccolo, lo raddrizzo perché così impara quello che deve fare. Cioè la forma di punizione corporale intesa come metodo educativo è assolutamente un processo culturale ed educativo che noi conosciamo molto bene. Quindi questo è, per fortuna, ora un livello su cui non possiamo più fermarci, quindi non può essere più accettata e accolta né in Italia né altrove una forma
di educazione repressiva e punitiva con le punizioni corporali. Non accettiamo più neanche il maltrattamento psicologico che passa attraverso le umiliazioni, il confronto, la valutazione comparativa, il disprezzo e quant'altro. Non possiamo assolutamente accettare il maltrattamento fisico. Vero è che genitori che sono di altre culture hanno bisogno di un dialogo con una scuola che è capace di cogliere un processo che deve essere in trasformazione. Come è altrettanto vero che il genitore maltrattante italiano, che è stato maltrattato da bambino, picchiato e abusato da bambino fisicamente, è un genitore che reitera questo comportamento, e anche in questo caso non possiamo colludere, ma, come dire, pervenire a una forma di comprensione che significa. Quello che può vivere suo figlio è quello che magari lei ha vissuto, e si ricorda quanto dolore ha provato, che adesso si fa anche fatica a tirare fuori quando veniva picchiato, che paura aveva di suo padre, no? Allora, questi aspetti li dobbiamo riproporre ai genitori perché possano sentire il figlio maltrattato che sono stati e interrompere la catena intergenerazionale del maltrattamento fisico. Quindi comunque la scuola è davvero un grande contenitore educativo per le famiglie e per i figli, straniere e italiane, perché il veicolo della punizione fisica, anche se legittimato in una cultura che lo accetta, passa attraverso un'emozione, un ricordo e una sedimentazione nel corpo e nella psiche di ciascuno di noi che non può essere considerata come un'esperienza favorevole e positiva. Quindi è un nostro compito intervenire anche con culture che invece, in maniera ancora semplicistica, utilizzano la punizione corporale come forma correttiva. Quindi questo deve essere per noi un modello e un protocollo molto chiaro. Non possiamo colludere mai. Quindi il comportamento che avete messo in campo di educazione alla famiglia è uno dei comportamenti che nei protocolli contro il maltrattamento fisico sono sempre presenti. La differenza può essere segnalare al tribunale o aspettare, non so come dire, all'interno di una cosa culturale, puoi dire posso aspettare, cioè quindi quello che... Okay. Posso intervenire, no, prima e poi segnalare dopo. Qualora non si interrompesse. Se poi ho anche un unico episodio, ma potente, cioè se mi arriva un ragazzino con i lividi o con l'occhio pesto, il lunedì mattina, ecco, laddove c'è l'intensità del maltrattamento fisico, anche occasionale, diventa invece protettivo capire cosa sta succedendo. Quindi io convoco o posso chiedere a quel ragazzo cosa è successo, perché ci possono essere situazioni critiche familiari per cui si intercorre in un maltrattamento occasionale, ma assolutamente la mia vigilanza è massima. Se poi invece diventa un'espressione educativa e, come dire, gli esiti sono esiti non come dire occasionali ma sistematici, il mio intervento educativo e poi di protezione con la segnalazione deve essere molto attento e preciso, non posso minimizzare, se no entriamo in quel processo che abbiamo detto all'inizio. Noi stessi minimizziamo che cosa? La violenza, perché poi è complesso, ce lo dobbiamo dire, è complesso attivare queste procedure, richiedono impegno, richiedono fatica, si è più, come dire, a volte il collettivo o anche l'intero sistema scolastico preferisce la minimizzazione perché richiede meno fatica, che invece accogliere e attivare un processo che è un processo impegnativo. E questo non possiamo negarlo, cioè la protezione impegnativa, la minimizzazione, no. È più facile. Tenete presente che anche sui tempi, no? Quanto tempo ci vuole? Ecco. Più noi abbiamo dei protocolli, più riusciamo anche a definire chi fa che cosa quando, e ci aiuta. Ci aiuta a sapere che cosa, e anche quindi cosa poter restituire, no, al bambino rispetto a quando ti do una risposta. Per cui davvero per poter lavorare, anche per
per favorire il mio ascolto, che non sia un ascolto solo empatico, che è già molto, ma, dico, ma che si trasformi anche in un ascolto fattivo, il poter lavorare, anticipare, ci siete, allestire proprio un'architettura sistemica che tenga insieme i pezzi, aiuta moltissimo, moltissimo. E c'è sempre la possibilità di lavorare con i genitori anche se sono segnalati. Io tengo gruppi con genitori a cui sono stati allontanati uno, due, tre, quattro, una volta anche cinque. Tutti e cinque ci siete. E mi stupisco sempre di come loro arrivano sempre molto arrabbiati, ce l'hanno con tutti, eccetera, ma arrivano anche a dire che sì, tutto sommato, effettivamente, non è che il loro figlio stesse così bene a casa loro, ci siete. Ma nello stesso tempo come poter costruire una genitorialità. E quindi voglio dire, questo mi fa proprio, mi tocco con mano che anche a fronte di, appunto, di incapacità genitoriali molto evidenti che hanno portato a un allontanamento che dura anche nel tempo, questo non significa che non ci siano degli spazi su cui poter lavorare per una competenza. Che è così utile per i bambini, per i ragazzi, poter dire, insomma, il mio genitore un po' gli piaccio, ci siete. Detta un po' così, con una frase un po' banalotta, ma voglio dire questo, un po' piaccio al mio genitore, ci siete. Per quanto fanno dei sorrisi da qua a qua. Ci sono due interventi con i quali possiamo poi andare nella direzione della conclusione. Uno di Simona Serafino, che chiedo se può intervenire, l'altro di Cosima, che prima aveva alzato la mano. Ah no, Cosima... Io non aggiungerei nulla perché è stato già detto tutto quello che volevo dire. Okay. Perfetto, grazie Cosima. E Simona, voleva intervenire? Se no, Manuele, leggiamo il suo intervento che è in chat. Allora, Cosima, adesso lo vado a parafrasare, ci va a raccontare di una situazione in cui lei stessa... No, ma Cosima però abbiamo già parlato. Non Cosima, Simona. Simona. Ah, okay. Ho sbagliato il nome, scusate. Ci va a raccontare che lei stessa aveva fatto... aveva fatto una rivelazione, ma la persona che l'aveva ricevuta aveva immediatamente chiamato i suoi genitori, sentendosi quindi lei tradita, al punto che nel momento in cui si era trovata in colloquio in tribunale dei minori, per lei si era sentita tradita la seconda volta, per cui aveva difficoltà a riraccontare. Per cui questo è un pezzo che va un po' forse a richiudere tutto l'iter. Prego, Giusy. Sì, dico, questo testimonia che occorre essere formati all'ascolto, se no rischio di scappare. Ci siete, anche se che non ho intenzione né di far del male, cioè, ci siete, ma proprio non è come essere sui carboni ardenti, scappano, cioè, ci siete. Quindi occorre essere formati all'ascolto. E questo c'è una domanda anche su una rivelazione che si fa davanti al gruppo classe. E era qui, quello che dicevano loro, si parlava prima. Secondo me sono quello che avete fatto voi, gruppo classe, sulle frustate. Sì, sì, dovrebbe essere quello. E no, è l'ultima che è arrivata adesso, mi sembrava. Ah no, allora no. Ah no, allora sono andata solo indietro nella chat. Sì, sì. Per cui sì, e chi ha detto questa cosa, ha fatto una rilevazione, ci parla proprio dell'emozione che a distanza di tempo ancora rimane, no? Questa sensazione di ancora oggi si fa fatica a venire a patti con non essere sentiti visti, essere sentirsi traditi, ci siete, si fa fatica. Si fa fatica, tutti noi abbiamo delle parti che facciamo fatica, quindi a maggior ragione su queste è più che legittimo far fatica anche da adulti venire a patti. Giusy, sai che però effettivamente su questo avevamo ragione entrambi, sull'intervento rispetto alla rivelazione di fronte a un gruppo preclasse, perché era avvenuto prima e poi è stato richiesto successivamente. Ah. Non so se forse invece c'è la necessità di un ultimo passaggio di chiarimento. Diamo voce a Giovanna Piccinelli che ci fa questa domanda. È con noi ancora Giovanna? Sì, sì, no, era una domanda che mi era rimasta un po' aperta da un altro corso che avevo frequentato. E niente, volevo chiedere un po'.
Quindi quando la rivelazione viene fatta davanti a un gruppo di coetanei. Esatto, magari dove... in un momento di dialogo, eccetera. Come reagire nei confronti del bambino, ma anche tutelare il resto del gruppo classe, senza minimizzare. Ok, prego Giuseppina, che poi dopo concludiamo allora, magari poi... con questa parte che mi sembra molto utile riprendere. Allora, ovviamente dipende anche chi è il gruppo classe, ci siete, perché c'è classe e classe, non so come dire, quindi può essere e l'età anche di chi rivela, insomma, e anche nel momento in cui è, qual è l'insegnante che è presente o l'educatore che è presente. Tutto questo rende possibile questa azione. Quindi può essere intanto possono essere tanti fattori per cui un bambino fa questo. Un po' forse perché è un po' come dire, se la butto un po' come col gruppo classe, un po' da palcoscenico, nello stesso tempo dico e non dico, ci siete? Dico e non dico. Dico mantenendo una distanza, perché tu fai più fatica a prendermi che a quattro occhi. Siamo mille occhi, ci siete? Quindi ho bisogno di dire una cosa, ma devo mettere un bel cuscinetto tra quello che dico quali sono le orecchie che ascoltano. Però è un bel razzo, alla faccia, proprio sparare un SOS nel cielo, questo veramente è molto forte. Allora, poi dipende cosa dice, ci siete, perché ci sono frasi e frasi, perché diventa veramente... Non voglio neanche dare delle ricette definitive, perché davvero occorre anche stare nel contesto per poter muoversi, non è che... Quindi più che una ricetta su cosa fare, a che cosa devo stare attento? Intanto al contenuto, a quando lo dice, cosa stiamo facendo, se c'è un tema specifico che consente di più che si possa parlare di alcune cose invece che di altre, ad esempio la ragazzina di cui vi ho letto prima, perché avevano fatto anche un discorso sull'affettività e quindi questo è stato l'aggancio che lei ha trovato. E quindi può essere che io possa cogliere in quel momento lì un contenimento della cosa, perché non è una cosa che si può trattare in piazza, e poi mi riservo con questo bambino, questo ragazzino, la solita cosa, la solita, insomma, un discorso a quattro occhi. Perché non posso lasciarlo sparso nel mare, cioè nel mondo questa cosa qua, ci siete. Lui lancia un razzo, perché non è che lo sta dicendo a me, a chi lo sta dicendo? A tutti e nessuno, ci siete. Allora questo tutti e nessuno va calato in un qualcuno che raccoglie e che protegge il gruppo classe rispetto a rivelazioni che possono anche essere, adesso non so, molto dettagliate, poco dettagliate o con frasi anche molto provocatorie. Quindi Giuseppina, su questo tema andiamo a concludere, no? Quindi sì. È importante rappresentare alcuni scenari, sì. E quali sono i potenziali pericoli, no? Gli ostacoli che potremmo incontrare. Un bambino, una bambina scelgono di comunicare qualcosa e di lanciarla, tu hai usato questa metafora, come un razzo. Quindi attendendosi un effetto. Il perché questo avviene può essere per provocare una risposta che non è mai avvenuta fino a quel momento, può essere per prendere le distanze da qualcosa che è davvero troppo potente ma si vuole comunicare, e cosa fa l'adulto? Sì. L'adulto non può far finta di non ascoltare o di far tacere quel bambino o di minimizzare la comunicazione, no? Quindi quello che l'adulto non può fare lo sappiamo, quindi non può semplicemente dire queste cose adesso non se ne parla, ma cioè gli altri si mettono a ridere, voi non ridete, cioè l'adulto lì deve cogliere qual è, come dire, il significato e l'atteggiamento importante da tenere. Quello che sta dicendo Francesco è qualcosa di importante, ma non ne parliamo adesso, ne parliamo dopo Francesco. Cioè il tema importante che noi dobbiamo in quel momento restituire è il contesto. È un contesto che ha bisogno di essere protetto, ma è un contesto che ha bisogno di stare in una situazione che può essere molto difficile. E poi attiviamo l'ascolto attivo di cui con Giuseppina abbiamo parlato dall'inizio di questo incontro. Ma sicuramente in quel momento di nuovo non possiamo essere sprovvisti, e quando non ci aspettiamo una rivelazione in pubblico, la prima possibile reazione che abbiamo è
la minimizzazione o il far tacere. Quello su cui invece possiamo agire è la nostra preparazione, possiamo aspettarcelo e quindi rimandare a un contesto altro il momento successivo e dare però il valore a quello che è stato raccontato, che non può essere né deriso né minimizzato né raccontato a tutti, no? Questo pezzo è un pezzo che ci portiamo a casa in termini molto significativi. Sappiamo che non possiamo lasciare quel bambino e il gruppo classe in una situazione dove l'adulto non sa costruire la cornice. Sì, sì. Quindi sarebbe dire accolgo, ma non, voglio dire, amplio, ci siete. Di solito i bambini che fanno così sono bambini che non si sentono ascoltati in alcun modo. Esatto. E per questo quindi, che vanno ascoltati anche lì, perché è come fosse un grido, no? Più sì, un grido. Sussurro qualcosa, io ti grido perché nessuno se non grido mi ascolta. Io ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti, ringrazio Giuseppina Parisi, ringrazio Emanuele Ortu, vi aspetto il 27 di gennaio con Le storie nelle storie, raccontare l'atrocità della guerra nei libri per ragazzi, e sempre nello stesso orario 18:30. Vi ricordo che i webinar sono registrati, quindi quando li posteremo nel sito del nostro Master di Diritti e Protezione dei Minori, vi sarà mandato attraverso la vostra iscrizione da parte di Alessandra Chiaromonte la notizia e quindi la possibilità di poter poi accedere e rivedere questo incontro o farlo vedere a persone che non hanno potuto partecipare. E avete visto anche nella chat che se avete voglia, desiderio di consultare il nostro sito, è un sito che non solo contiene registrazione dei webinar, ma tante altre rubriche, informazioni molto utili, e poi sono aperte le iscrizioni al nostro Master in tutela dei diritti e protezione dei minori. Grazie a tutti, una buonissima serata e a presto per i prossimi. Buonasera. Buona serata. Grazie, buonasera.